Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vi spiego un attimino come si svilupperà la mattinata. Allora, farò una piccola presentazione, veramente veloce, 10-15 minuti, per presentare che cos'è Isotinib. Quindi forse alcuni di voi ci conoscono, alcuni no. Vi presento un po' a livello generale che cosa siamo. Poi il mio collega Dottor Aggio farà vedere che cosa facciamo all'interno di questa stanza e quindi facciamo un piccolo break e dopo facciamo delle prove pratiche. Quindi alcuni di voi, ho visto che ce ne sono di sportivi, di vestiti da sportivi, per cui vi daremo delle cose da mettervi e poi faremo dei test, quindi vedremo chi si muove bene, chi si muove male. Immagino che voi, il vestito sportivo, vi muoviate tutti benissimo. Quindi adesso direi bando agli indugi e vi presento che cosa facciamo qui, un attimino. Allora, questa stanza l'abbiamo chiamata Green Room, ok? Green Room perché c'è il tappeto verde ed è legata all'analisi dei movimenti, come potete capire dalle telecamere e da questa cosa. Questa cosa qua è una pedana di forza. Vedete che il sistema di analisi consta di tre telecamere, una, due, tre, due laterali e una frontali, e di questo schermo, di questo video wall, più la pedana di forza. Allora, cosa succede? Che analisi possiamo fare? Vedete che quando passo sulla pedana di forza viene fuori una freccia. Questa freccia rappresenta la risultante delle forze che metto sul terreno. Tutte le volte che noi camminiamo, per esempio, colpiamo il terreno, si vede? Boom. Quando colpiamo il terreno ci colpisce con una forza che è uguale e contraria. Questa forza, se non è dissipata correttamente, quindi se non l'assorbiamo nel nostro corpo, può andare sulle articolazioni. E quindi è questo il motivo per cui avvengono degli infortuni senza contatto con l'avversario. Avete presente che certi infortuni avvengono senza che nessuno vi tocchi, ad esempio gli infortuni del ginocchio, la caviglia. Avvengono perché ci sono queste forze qua. Quindi che cosa facciamo? Facciamo un'analisi del movimento, un test medico, e ne vedrete una parte, lo proviamo, e poi curiamo i difetti. Lo schermo, quindi questo video wall, permette al paziente di vedersi mentre fa gli esercizi e quindi di acquisire l'informazione per poter cambiare poi il modo di muoversi. Quindi ve l'ho messa molto semplice, ma poi il dottor Aggio andrà nei dettagli. Per piacere, avete switchato il computer e andiamo sulla presentazione. Ecco, quindi partiamo. Che cos'è Isotinib? Farò una carrellata partendo dalla storia fino al nostro presente e futuro. Quindi, prima slide, per piacere, eccoci qua. Allora, Isotinib nasce a Bologna. Nasce a Bologna. Bologna è la più vecchia università in Europa. Ok? Questo dovete sapere, magari lo sapevate già, è un vanto per la città avere la più vecchia università in Europa. Avanti. E in particolare nasce dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, perché mio padre, che ha fondato Isotinib nell'87, è stato specializzato, quindi si è specializzato in riabilitazione a Rizzoli. Quindi andiamo avanti. E il nome proviene da questo tipo di macchine. Forse l'avete già sentita dire, la macchina isocinetica è una macchina, è un metodo di misura della forza che è stato sviluppato negli USA negli anni 80 più o meno. E quindi poi l'abbiamo importato e ci siamo chiamati come la macchina. Le macchine isocinetiche tuttora sono nelle nostre palestre e servono per il potenziamento muscolare del singolo distretto, ad esempio per potenziare i muscoli della coscia, il quadricipite oppure i flessori, in maniera molto unitaria, molto specifica, diciamo. Avanti. Vedete che poi abbiamo studiato queste cose nel tempo, non chiaramente io perché non avevo neanche la vostra età, ero appena nato, ma hanno studiato, abbiamo pubblicato dei libri, avanti, e quindi abbiamo fatto dei viaggi, quindi siamo stati tante volte in America per aggiornarci. E quindi avanti l'ultima, ecco che nel 86-87 mio padre va negli Stati Uniti e vedete questa foto con quest'uomo qua,
per puro caso, questo è veramente un caso strano, quella persona lì, quell'uomo lì, era nel piano che forse qualcuno di voi ha visto quando avete fatto il giro. Sì. È un caso molto particolare, lui viene una volta ogni 15 anni, ogni 10-15 anni, oggi l'avete visto, quindi è una cosa particolare. E al tempo, si chiama Rick Eagleson, Rick curava i giocatori del San Francisco 49ers. I 49ers nel football americano erano come il Barcellona adesso, erano fortissimi. Per cui eravamo inseriti all'interno di queste e imparavamo da queste persone. Avanti. E quindi questa è una foto vecchissima, vedete, questo è mio padre, forse mi assomiglia anche un po', con la prima macchina isocinetica, quindi questa è proprio storia, siamo partiti da allora. Bene, l'isocinetica era una stanza. C'era una stanza con una macchina isocinetica, mio padre faceva il dottore, il terapista, come vedete qua c'è anche una cosa per pulire, quindi sospetto che pulisse anche, quindi faceva tutto. Adesso siamo diventati questo. Questo è l'organigramma di Isochinetti, del gruppo medico Isochinetti. Come vedete c'è un cuore centrale che è il nostro centro studi. Il centro studi, che è localizzato a Bologna, rappresenta il centro di attività di ricerca e di aggiornamento di tutto il personale dei centri. Quindi il personale dei centri viene formato all'interno del centro studi e poi viene mandato nelle varie sedi. E vedete tutte le sedi a destra. Ma d'altro canto si occupa anche di fare pubblicazioni scientifiche e di organizzare congressi internazionali. Avanti. Quindi, avanti veloce su tutto, dammi tutto l'elenco. Quindi ci occupiamo di cosa? Di riabilitazione ortopedica sportiva. Nel 2009 siamo stati insigniti di questa carta di centro medico di eccellenza FIFA, quindi la FIFA ha vari centri nel mondo, noi siamo uno dei gruppi d'eccellenza FIFA. E siamo un network di 8 cliniche, 7 cliniche in Italia e una clinica a Londra. Quindi siamo un gruppo di cliniche di riabilitazione. Curiamo circa 10.000 pazienti all'anno e abbiamo fortemente un approccio multidisciplinare. Per questo che per voi questa azione può essere utile, perché noi non curiamo solo il paziente dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista riabilitativo. Voi vi affacciate al mondo dello sport, a un liceo molto specifico, e poi potete toccare tutto quello che è lo sport da tutti i punti di vista. Bene, dal punto di vista medico bisogna sicuramente avere un approccio multidisciplinare. Il fisioterapista, il laureato in scienze motorie, il preparatore atletico sul campo, il rieducatore in piscina, il dottore, hanno tutti un ruolo fondamentale nel recupero del paziente. Questo è il cuore pulsante, come vi ho detto, della nostra organizzazione e quest'anno avanti, organizziamo il nostro congresso internazionale anno all'interno del Camp Nou, quindi all'interno della facility, della struttura del Barcellona, e lo organizziamo con loro, con il Barcellona. Questo per farvi capire quante cose facciamo. Questo evento qua è il più grande congresso di medicina del calcio del mondo e quindi quest'anno veramente sfidiamo molto. Avanti. Ma concentriamoci di nuovo sui nostri pazienti. Vediamo per esempio un esempio di infortunio. Questo è un esempio di infortunio al ginocchio. È un esempio di lesione del legamento crociato anteriore. Avrete sentito sicuramente parlare di lesione dell'LCA, quello che si è fatto male per esempio Perin, adesso si è fatto male all'altro ginocchio, ha avuto questo tipo di infortunio. Ecco, quando il paziente è in questo tipo di situazione, pensa a molte cose. Quindi non bisogna solo considerare il ginocchio, ma bisogna considerare il paziente a tutto tondo. Sicuramente molto preoccupato perché è uno sportivo professionista, i maschi lo conoscono sicuramente, è Owen. Pallone d'oro. È preoccupato per la sua famiglia, è preoccupato per il suo lavoro, è preoccupato anche per il suo ginocchio, ma ha delle preoccupazioni molto più generali. Quindi il nostro approccio è un approccio tutto tondo sul paziente, non solo concentrandosi sul ginocchio. Avanti. Avanti tutto. Quindi esistono molte fasi del recupero di un atleta. Prima di tutto, quando ci si fa male in maniera seria, per esempio il legamento crociato anteriore, molto spesso ci vuole intervento, per cui sorge intervento. Quindi abbiamo il management del dolore post chirurgico, il controllo del dolore, il recupero dell'articolarità e quindi ADL recovery, ovvero activity of daily living, il recupero dell'attività quotidiana. I pazienti devono tornare a lavorare, per esempio
esempio uno studente deve tornare a studiare. Quindi abbiamo il recupero della forza, strength recovery, a questo punto il recupero cardiovascolare, e quindi bisogna poi inserire il gesto. Un calciatore deve ritornare a calciare, un giocatore di basket deve ritornare a fare canestro, e così via, fino ad arrivare un giorno prevention, a prevenzione dell'infortunio. Bene, queste fasi devono essere tutte controllate, se no si rischia che l'infortunio avvenga di nuovo. La nostra filosofia come Isokinetic è cercare di controllare tutte queste fasi dalla A alla Z e ridare il giocatore alla squadra pronto per tornare in campo e fare avanti, avanti. Quindi vogliamo cambiare, e stiamo cercando, stiamo facendo in questi anni, di cambiare il paradigma degli infortuni sportivi. Dall'infortunio, quindi concentrati solo sull'infortunio, al recupero, avanti prima, esattamente in questo modo. Perché se ci concentriamo sul recupero del paziente, quindi se lo vediamo in campo fare gol, non ci accontentiamo di risolvere il dolore, ma lo curiamo a tutto tondo. Avanti. Quindi la nostra organizzazione come gruppo è basata su tre punti fondamentali. Primo, facility, vuol dire strutture. Bisogna avere strutture adeguate. Quindi sicuramente ambulatori medici, sicuramente delle palestre, l'alimentazione, piscina e il campo, perché i pazienti devono tornare anche in campo a fare il gesto. Quindi, come vi ho detto prima, sempre il team di cura, mai una sola persona, ma tante persone che lavorano sul paziente, con un capo che è rappresentato dal medico gestore. Ne vedete uno dietro di voi, dottor Zabrali, se è uno dei nostri medici gestori. Il nostro metodo, metodo clinico, metodo di cura, è shared by the team, significa condiviso da tutti, tutti lo conoscono, e abbiamo degli strumenti che ci permettono di parlare la stessa lingua, che sono gli strumenti condivisi e in particolare la cartella clinica. Ecco, quindi parlando la stessa lingua con un gruppo di persone molto focalizzato su un obiettivo e avere le strutture adeguate, questo permette al paziente di essere curato bene. La nostra filosofia è sempre una filosofia patient first, ovvero il paziente viene prima di tutto e le sue esigenze devono essere trattate a 360 gradi. Se in qualche modo la coerenza della sanità, questa è una cosa molto importante. Avanti. Come vi ho detto, c'è un capo del team che è il case manager, medico gestore, è il dottore che si occupa del paziente dalla prima vista all'ultima, quindi controlla dalla A alla Z il processo. Se c'è bisogno di parlare con altre persone, tipo il chirurgo, ci parla lui, coordina tutto il team attorno al paziente e fa un piano customizzato, quindi personalizzato, su quella patologia e su quel paziente. Avanti. Quindi è una specie di direttore d'orchestra. Questo ve l'ho fatto vedere perché nel nostro metodo questa cosa qua è assolutamente fondamentale. Avanti. Vi presento adesso, così ci capiamo per bene, l'esempio di un paziente. Questo è un paziente che ha avuto una lesione del legamento crociato anteriore, del crociato, si è rotto il crociato. Vediamo che cosa fa durante la riabilitazione. Ecco, prima di tutto la diagnosi, alla diagnosi segue la chirurgia e quindi la prima visita post-chirurgica. Vedete che viene presentato il terapista in palestra, il rieducatore in palestra, recupero del normale schema del passo. A questo punto il paziente viene portato in piscina, una volta che si tolgono i punti può cominciare la riabilitazione in acqua. La riabilitazione in acqua permette di lavorare molto sullo schema del passo perché l'acqua riduce il peso del corpo. Vedete che recupera le attività quotidiane, va in macchina e si comincia a lavorare sulla forza. Visite di controllo del dottore, del medico gestore, sono molto importanti durante il recupero. Vedete che qua siamo già in fase avanzate, bisogna in qualche modo anche giocare con il paziente perché sennò la riabilitazione diventa molto noiosa. E vedete, gesto specifico ma all'interno dell'acqua, perché lo può fare la macchina isocinetica per misurare la forza e test di soglia per misurare il fitness cardiovascolare. Questi sono test per vedere quanto il paziente è in forma praticamente. A questo punto viene presentato il rieducatore sul campo e vedete che il paziente comincia la riabilitazione sul campo. La riabilitazione sul campo non è semplicemente giocare a calcio, sono delle fasi successive molto complicate. E a questo punto, piano piano, il paziente torna a fare movimenti complessi. Vedete, gli esercizi diventano sempre più importanti, sempre più veloci, si utilizzano gli attrezzi sport specifici, in particolare la palla da calcio.
e cominciano i cambi di direzione. Questi sono i movimenti più pericolosi per un paziente che ha fatto una ricostruzione dell'LCA, fino alla prevenzione degli infortuni, cosa chiaramente molto importante. A questo punto il paziente è quasi pronto, prova anche delle dinamiche di gioco, che abbiamo molto queste cose alla fine della riabilitazione, e vedete che alla fine ha recuperato alla grande. Questo è chiaramente un esempio, ma è quello che si vuole fare per tutti i pazienti. Avanti. Adesso entriamo, non leggete che è complicato l'inglese, entriamo nella terza fase della presentazione. Quindi muoviamoci verso il presente e il futuro. Questo è quello che siamo adesso, ma ci siamo già un pochino evoluti, perché siamo in una cosa che non c'era, come avete visto nel video. Siamo nella greca. Abbiamo studiato, quindi persone più preparate di noi, per esempio negli Stati Uniti, hanno studiato i fattori di rischio di avere un secondo infortunio. Cioè, ti fai questo intermedio e poi dopo, purtroppo, c'è un secondo infortunio, tipo perino. Ok? Quello che avete visto. Non è stato un infortunio alla gamba operata, ma all'altra. Purtroppo però c'è un rischio. Questo rischio è determinato soprattutto da fattori modificabili. I fattori modificabili sono legati a modi di muoversi. Ad esempio, muoversi in questo modo, con il ginocchio che cade dentro, così, è correlato a un maggiore rischio di avere un secondo infortunio. Per cui all'interno della green room cercheremo di osservare se c'è questo, e se c'è questo cerchiamo di riportare la gamba. Ve l'ho fatto molto semplice, ma funziona così con tutti i vertici. Avanti. Quindi qual è il rischio di rifarsi male al tracciato? Sia esso l'arco operato, sia esso l'arco controlaterale, come è successo a Perina, ad esempio, è del 17,6%. Quindi circa 20% di tutti i pazienti ha un altro infortunio, ha una gamba o l'altra. Direte, più grave l'arco operato? Certo, però anche all'altro, insomma, non è bello per il paziente, è un risultato molto molto brutto per il paziente. Quindi circa 1 su 5. Avanti. Ed è qua che si inserisce la green room. E in particolare cosa ci proponiamo di fare? Avanti. Aiutare i pazienti a prevenire il secondo infortunio. Questo è quello che si prefigge di fare da questo tipo di set. Quindi andiamo avanti e vediamo un piccolo video. Vedete che cosa facciamo? Questo è il test, qua sto spiegando al paziente, con un paziente che ha avuto un'operazione di ricostruzione dell'LCA, i movimenti. E vedete che utilizziamo queste tecniche di feedback, il paziente vede continuamente che cosa fa, quindi si instaura poi un percorso di recupero fino al secondo test. Avanti. Questa è una classica immagine di una paziente giovane in prevenzione primaria invece, ovvero è fatto il test per vedere come si muove prima di farsi male, quindi cercando di prevenire anche il primo infortunio. E come vedete questo è un test classico che vedremo dopo. Quindi dopo faremo un door jump, questo movimento si chiama door jump, ad alcuni di voi. Quindi avanti, ultima, io vi ringrazio. Adesso le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.